Facciamo vedere questi spezzoni che Michele ha trovato, ha salvato da una videoteca delle Marche, e in questa massa di Super 8 il maestro Michele ha trovato, ha scoperto che è stata una vera e propria il primo pezzo di 6 minuti. Come? È stato un vero e proprio ritrovamento archeologico. Esatto. Il primo corto compare anche il maestro. Perfetto, un applauso, diciamo. E le coppie vengono rossastre spesso, perché sono coppie farlocche, pirate, no? Sì, sì. Ecco, questo sono io. Oh. Copenaghen, quindi che anno si vendere questo? Questo dovrebbe essere il 70. Non mi racconta che cosa sta facendo. Adesso abbiamo un film di costume tra poco. Perfetto. Spero che sia quello giusto. Facciamo la storia mentre. Allora lei sta ridendo perché non c'era nessuno, se l'era inventata tutta. Grande. Ah, eccola. Grande. Vedi, nei DVD. Questo è il secondo? Sì. Qui mi costume. Vediamo. Sì! Il 22 novembre del 2008 la Sebano ha scoperto un pezzo della sua vita artistica. Fantastico, questi sono uomini. Questo è approvato dalla Shelley, o no? Questo è Casanova e le suore. Un film che non poteva rivedere la luce in una location migliore. Grande Michele! Ciao Galli, grazie Claudia, grazie Alex! E che anno è questo, Lasse? Siamo nell'inverno, mi ricordo che faceva freddo. Lo chiedi? Eravamo a Copenaghen. Quindi anni, fine del 60 o già 70? 70, credo 70. Siamo riusciti a fare trovare un pezzo di film che Lasse cercava qui alla Mondo Bizzarro Grande. Allora vorrei concludere la serata. Mi sembra che siete divertiti, sì. Avete materiale per poi andare a casa e lavorare, eccetera, eccetera. Una cosa. Intanto Angelo Patocchi vuole dire una cosa immediatamente. Da editore di Dedica Libro e da amico di Lasse. L'asse si legge con una mano sola e questa è una forza che non ho visto in nessun altro. Si legge con una mano sola. Ok, grazie. Ringrazio i due editori, grandi editori, nel senso che hanno il coraggio di pubblicare questi libri si legge con una mano sola. Angelo Guardoni, Francesco Griglio, ringrazio Beppe Fiore, ringrazio Roberto Carmelli, ringrazio Gloria e Alessandro che sono quelli della Mondo Bizzarro Gallery e niente, buona serata e alla prossima. Ciao Lasse, sono proprio da sempre.